Davide Mazzanti, al termine di Italia e Giappone, la tua analisi. E tanta fatica in attacco oggi, a trovare i tempi giusti, non solo con chi è appena arrivato, ma anche con un po' con tutta la squadra. E credo che la differenza l'abbiano fatto il numero di errori che abbiamo fatto, elevatissimo. Poi quando abbiamo perso un pochino di fiducia abbiamo incominciato a fare o pallonetti e poi intanto a riprovare i colpi, e questo ci ha tolto secondo me molta identità. E quindi dobbiamo sicuramente, ho provato a durante il match a lasciare più libere le ragazze, di cercare più i colpi, però alla fine non l'abbiamo mai fatto nel modo giusto e non eravamo secondo me tranquille nel fare le cose, e abbiamo perso piano piano sia identità che qualità nel fare le cose, e sono usciti un numero di errori troppo alto per riuscire a vincere la partita. Il primo set bene, poi si è messa un po' una partita sul piano del Giappone, azioni lunghe, tanti scambi. Sì, serviva più qualità in attacco perché comunque la qualità della loro difesa è altissima, e troppi pallonetti con una squadra che difende tanto come loro, e poteva essere una soluzione ma non la soluzione. E poi la qualità dei colpi in attacco sui colpi forti non è stata buona, e lì il Giappone ovviamente ha tirato fuori le sue qualità. Ci ha messo in grossa difficoltà nelle azioni lunghe, e quindi abbiamo perso lì la partita. Domani Argentina. Sì, l'Argentina adesso, in questo momento dobbiamo pensare bene a noi, a metterci a posto sulle nostre cose, e poi pensiamo agli avversari, e al di là dell'Argentina o della Cina che ci sono in questo round, dobbiamo sistemare le nostre cose, giocare la nostra pallavolo come abbiamo provato. E adesso solamente integrare anche le nuove, e poi passo dopo passo incrementare il lavoro.